Sì, 0-0, un punto che comunque riporta un po' di autostima al Chievo, al di là della classifica, no? Beh, sicuramente era una partita non semplice dopo il 4-0 a Milano, però i ragazzi hanno reagito bene, hanno tenuto bene il campo, i primi 20 minuti del primo tempo e 10 minuti del secondo tempo un po' timorosi, però poi alla fine penso che una squadra che meritava di vincere probabilmente era il Chievo, anche se con un po' più di convinzione e un pochino più di qualità nelle giocate poteva fare sì la partita potesse andare meglio per noi per i tre punti. In settimana hai spiazzato un po' tutti perché avevi provato Bradley nel ruolo di vice rigore. No, tutti e due, sia Vacek che Bradley, hanno provato anche Temai, perché Bradley in questo momento qui a sinistra sta dando equilibrio, no, alla squadra. È chiaro che, come ho visto che l'Atalanta si era chiusa un po' di più, ho inserito Temai che ha più, chiaramente più gamba per andare in fascia. E lo stesso per Terò, che ho messo più qualità magari in mezzo al campo, e questi subentri sono fatto sì che il Chievo abbia finito all'attacco, però peccato, è mancato quel colpo che di solito ti fa la differenza in queste partite. Anche sulle palle native abbiamo avuto due o tre situazioni, soprattutto il primo tempo, dove qualche trattenuta di troppo, che delle volte le fischiano, delle volte no, però è un 0-0 che muove la classifica, però fa ripartire il Chievo da quello che è il suo campionato, soprattutto quello che è l'atteggiamento della squadra, che è quello di essere aggressivo, di spirito di squadra importante, soprattutto giocarsela fino al 95esimo.